Ciao bambini, oggi faremo insieme una nuova lezione di scienze, ma non sarò da sola, ho portato con me un mio amico. Eccolo qui, è un lombrico che abitava al mio giardino. Adesso lo guardiamo insieme. Proviamo a guardarlo da più vicino e cerchiamo di capire se, come tutti gli esseri viventi, anche lui ha una testa. Secondo voi, bambini, dov'è la testa? Bravissimi, è proprio qui. È la parte che noi vediamo che si muove di più. Infatti, questa parte finale è quasi immobile. Ora lui sta esplorando il nuovo ambiente in cui io l'ho messo. Allora, se noi lo osserviamo bene, i lombrichi si muovono in un modo molto particolare, che si chiama movimento a fisarmonica, proprio come quello strumento per suonare. Si allunga e si stringe. Però, secondo voi, come fa a muoversi? Noi ci muoviamo perché abbiamo dei muscoli. Bene, dovete sapere che anche i lombrichi hanno dei muscoli di due tipi. Hanno un muscolo che è per lungo, longitudinale, che attraversa tutto il suo corpo, ma anche dei muscoli circolari. Infatti, se lo osserviamo bene bene da vicino, voi sapete che il corpo dei lombrichi è fatto ad anelli, quindi ha una muscolatura longitudinale e circolare. Ora bambini, vi faccio una domanda molto difficile. Secondo voi, i lombrichi hanno lo scheletro come il nostro, con le ossa? Provate a guardarlo da vicino e pensateci bene. Bene, la vostra risposta diciamo che è un po' giusta e un po' sbagliata, perché i lombrichi non hanno uno scheletro come il nostro, però anche loro hanno uno scheletro molto speciale fatto di acqua, è un po' come quello delle meduse. Allora, prima siamo riusciti a scoprire dove fosse la testa del lombrico. Se ha una testa, voi direte, avrà anche degli occhi. Adesso facciamo un esperimento per scoprire se il nostro lombrico ha gli occhi. Cosa farò? Con questa torcia proverò a illuminare il lombrico. Ora provo a spostare la torcia nella parte dove abbiamo detto che ha la faccia. Beh, come vedete, non è successo niente di che. Infatti, i lombrichi non hanno dei veri e propri occhi e non riescono a percepire la luce o il buio. Non hanno la vista. Bene, ora che abbiamo scoperto che il nostro lombrico non ha la vista che funziona come la nostra, proviamo a vedere se ha il tatto. Noi con il tatto abbiamo studiato che possiamo ad esempio sentire il caldo, il freddo. Quindi facciamo questo esperimento. Ora proviamo a ricoprire il nostro lombrico con del ghiaccio e vediamo cosa succede. Come vedete, il lombrico, sentendo il ghiaccio, il freddo sulla sua pelle, si è immobilizzato.
Adesso provo a togliere dal ghiaccio. Lo mettiamo sul piattino e vedrete che fra un po' riprenderà a muoversi. Bene, quindi ricapitolando, abbiamo provato a vedere se il nostro lombrico sentiva il freddo del ghiaccio. L'abbiamo immerso nel ghiaccio e lui è rimasto immobile, ma non è morto. Appena l'abbiamo tirato fuori dal ghiaccio, lui ha ripreso la temperatura e ha iniziato a muoversi. Ora, bambini, proviamo a fare un altro esperimento. Proviamo a vedere se i lombrichi sanno nuotare o meglio, se riescono a respirare sott'acqua. Noi non riusciamo a stare troppo tempo sott'acqua. Vediamo se lui ce la fa e se sopravvive. Speriamo di sì. Non voglio di farsi il bagno. Scelto apposta un recipiente che fosse molto alto, così non può arrampicarsi per le pareti ed uscire. Come vedete, il lombrico si muove, quindi potremmo dire che sta bene. In realtà i lombrichi non amano molto l'acqua, però riescono a rimanere sott'acqua anche per mesi. Perché? Perché loro non hanno i polmoni come abbiamo noi e quindi riescono a respirare sott'acqua usando l'ossigeno che è contenuto nell'acqua. Ora lo ripeschiamo. A causa della rifrazione non riesco a prenderlo. Ora faremo insieme l'ultimo esperimento. Dove vivono i lombrichi? Nel terreno. Ma ora proviamo a vedere qual è il loro terreno preferito. Allora, io ho preparato in questo piattino due tipi di terra. Questa terra più secca e questa terra più umida e bagnata. Ora prendo il nostro amico, lo mettiamo in centro. E facciamo scegliere a lui dove preferisce stare. Vediamo.
come vedete, dopo che il lombrico ha esplorato per bene il territorio in cui l'abbiamo messo, ha scelto il terreno più umido, più bagnato. Bene bambini, ora la lezione è finita. Se volete potete provare anche voi a casa, con l'aiuto dei vostri genitori e dopo esservi procurati un lombrico nel vostro giardino, a fare questi esperimenti. Attenzione a non fargli del male, mi raccomando. Ciao ciao!